Non perdi peso perché hai il metabolismo lento, non perdi peso perché è la tua genetica, non perdi peso perché è la tua costituzione. La costituzione, cioè non perdi peso per legge, no. Scherzi a parte, ne sento ogni giorno veramente tante. Se mi segui da un po', sai quanto il digiuno intermittente e un'alimentazione sana ed equilibrata ci porti ad uno stato di salute ottimale, come la perdita del peso se c'è da perdere peso, una salute eccellente del fisico e della mente e allo stato di chetosi nutrizionale. Ma c'è uno stato ancora più salutare di cui il nostro corpo può godere per stare bene, perdere peso e mantenerlo nel lungo periodo. E tutto questo, udite udite, mangiando sì anche i carboidrati, che spesso purtroppo sono demonizzati. Sto parlando della flessibilità metabolica. Se vuoi sapere che cos'è la flessibilità metabolica e cosa fare per ottenerla, allora segui questo video fino alla fine. Ciao, sono Angelo Lacorte, personal trainer, life coach e grande appassionato di miglioramento della performance umana. La mia missione è quella di aiutare le persone a raggiungere i propri obiettivi fisici, mentali, di salute, vivendo felici. Se sei interessato a tematiche come perdita di peso, digiuno intermittente, alimentazione sana e consapevole, allenamento e tutto ciò che c'è da sapere per percorrere uno stile di vita a 360 gradi, iscriviti al mio canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato su tutti i contenuti che pubblico ogni settimana. Metabolica significa che il nostro organismo è in grado di utilizzare qualsiasi fonte di cui dispone per produrre energia, che sia grasso appena introdotto con il cibo, che siano carboidrati appena introdotti con il cibo, che sia grasso di riserva e quindi grasso accumulato, che siano carboidrati di riserva e quindi il glicogeno contenuto all'interno dei muscoli e del fegato. Se ti senti stanco tutto il giorno, se ogni 2-3 ore ti senti affamato, ti cala la concentrazione, sei sempre distratto, se non riesci a perdere peso e fai fatica a raggiungere il tuo obiettivo, allora segui bene questo video fino alla fine perché ti spiegherò come porre fine a tutto questo. Nell'era preindustriale l'essere umano godeva di ottima flessibilità metabolica per natura. Questo perché c'erano giorni in cui c'era abbondanza di cibo e giorni in cui c'era carenza di cibo, e la flessibilità metabolica ci permetteva di andare avanti anche giorni senza mangiare. In questo video vedremo come arrivare ad avere un'ottima flessibilità metabolica e come riuscire quindi ad utilizzare qualsiasi fonte all'interno del nostro organismo per produrre energia. Al giorno d'oggi perdiamo la flessibilità metabolica per svariati motivi, ad esempio l'alimentazione industriale, ricca di carboidrati e amidi trattati e raffinati, ricca di zuccheri semplici che portano all'insulinoresistenza. Mangiare questo tipo di cibo, questo tipo di amidi, carboidrati raffinati, come fa la maggior parte della popolazione, come patatine, merendine, prodotti confezionati in genere, biscotti e quant'altro, obbliga il tuo corpo a funzionare esclusivamente a zuccheri. Questo significa che quando non hai carboidrati e zuccheri a disposizione per produrre energia, il tuo corpo si sente stanco, debole e li cerca in maniera smodata. Li desidera a tutti i costi ed è qui che inizi a sentirti stanco, letargico, distratto, affamato e con una frustrante voglia di zucchero. E ovviamente prima o poi cederai. Quando si mangiano poi troppi zuccheri e carboidrati raffinati, si va ad incorrere nell'insulinoresistenza. Quando c'è insulinoresistenza, le cellule dei nostri muscoli non sono più capaci di andare a catturare lo zucchero per produrre energia e questo provoca una produzione frequente, importante e continua di ulteriore insulina. Si innesca quindi un circolo vizioso dove più insulina produciamo, più ci desensibilizziamo proprio all'insulina. E questo causa aumento di peso, difficoltà nel perdere peso anche se si mangia poco. E quindi come facciamo a tornare sensibili all'insulina e a riconquistare un'ottima flessibilità metabolica? Prima di tutto voglio dirti che quando un individuo ha un'ottima flessibilità metabolica non ha praticamente mai fame, non ha praticamente mai cali di energia né di concentrazione, e questo lo porta a mantenere con facilità un peso forma ottimale. Questo è ovvio perché non andrà ad immagazzinare riserve extra di energia e quindi ad accumularne sotto forma di grasso corporeo in eccesso, perciò ad ingrassare. Per farti capire in termini molto semplici, anche se fisiologicamente non del tutto corretti, quando hai una buona flessibilità metabolica, il tuo corpo brucia tutto ciò che ha, che siano zuccheri, grassi, che siano appena stati mangiati o che siano accumulati. Questa non è proprio una descrizione biochimicamente corretta, non è quello che avviene proprio nel dettaglio, però è per rendere l'idea. Vediamo quello che c'è da fare. Numero 1, digiuno intermittente. Il digiuno intermittente ci permette di massimizzare la flessibilità metabolica.
Il digiuno prolungato è senza ombra di dubbio un'ottima strategia per conquistare un'ottimale flessibilità metabolica, ma non è facile per tutti, soprattutto per chi è all'inizio. Se ti interessa l'argomento, ti lascio qui il collegamento con il video dove ho fatto un esperimento di una settimana completa di digiuno. Ma fare ad esempio un digiuno intermittente, quindi una tipologia di digiuno nella quale comunque si mangia tutti i giorni, in una finestra che va dalle 6 alle 8 ore, è già un'ottima strategia, molto più abbordabile e più semplice per riconquistare un'ottima flessibilità metabolica. Infatti, quando siamo nella finestra delle 16-18 ore di digiuno, inizieremo a bruciare grassi per produrre energia e allo stesso tempo ad eliminare tossine e scorie che avevamo fino a quel momento proprio all'interno dei grassi accumulati. Attenzione, perché inizialmente potresti incorrere in quelli che si chiamano i sintomi della keto flu, e sono dei sintomi che potrebbero sopraggiungere soprattutto i primi giorni durante la fase di transizione per l'entrata in chetosi. Quindi si può avere fame, stanchezza, irritabilità, sbalzi d'umore e letargia. Ma tutto questo dura poco e non è neanche detto che arrivi a tutti, quindi ne vale veramente la pena, perché una volta raggiunta la chetosi nutrizionale abbiamo zero fame, abbiamo energia alle stelle, ottimo umore e soprattutto iniziamo a perdere peso molto velocemente e in maniera duratura ed efficace. Ho fatto molti video specifici su questo tema e se vuoi approfondire ti lascio qui il collegamento con la playlist completa. Numero 2, potrebbe essere utile approcciarsi a un periodo di alimentazione chetogenica. L'alimentazione chetogenica, come dice il nome stesso, porta il tuo corpo in uno stato di chetosi, proprio come fai il digiuno. Questo significa bruciare i tuoi grassi per produrre energia, e questo significa che il tuo corpo diventa molto più abile e bravo ad utilizzare i grassi accumulati e ad utilizzare anche i grassi che mangi durante la giornata. Questo significa che non andrai più ad immagazzinare i grassi, ma andrai sempre ad utilizzarli. Ovviamente questo se non ci sono surplus calorici e se si mangia in maniera sana ed equilibrata. Questa è una regola che deve valere sempre in qualsiasi regime alimentare. Numero 3, una volta entrato in chetosi nutrizionale grazie al digiuno intermittente ed un periodo di alimentazione chetogenica, passa all'alimentazione chetogenica ciclica. Fare un'alimentazione chetogenica, quindi rimanere in chetosi per un periodo troppo prolungato, potrebbe far perdere al tuo corpo quella capacità di utilizzare anche i carboidrati. La soluzione è la chetogenica ciclica. Questo significa fare una ricarica di carboidrati una, due, anche 3-4 volte a settimana in caso di persone molto attive e atleti. Ovviamente parliamo di carboidrati salutari e di alta qualità, non di zuccheri, biscotti e schifezze varie. Questo si fa per due ragioni. La prima è che evitiamo di perdere la capacità di utilizzare i carboidrati per produrre energia. La seconda è che i carboidrati, quindi il glucosio, sono necessari per importanti processi biologici. Questo significa uscire per un momento dalla chetosi per poi rientrarci molto velocemente quando si riprende il digiuno, l'alimentazione chetogenica, senza ripassare di nuovo per i sintomi della keto flu. Ovvio che se per uscire dalla chetosi facciamo una ricarica con due pizze e 3 kg di gelato, ovviamente usciremo dalla chetosi e ci vorrà molto per entrare di nuovo in chetosi e quindi attraverseremo tutti i sintomi della keto flu, e questo renderà tutto molto macchinoso e difficile da seguire. Ma se invece siamo costantemente in chetosi e per uscire dalla chetosi mangiamo carboidrati salutari composti da amidi resistenti, come ad esempio patate dolci, zucca, carote, manioca, riso basmati e tanta verdura fresca a foglia verde, il nostro corpo svilupperà un'ottima flessibilità metabolica e ci riporterà subito in chetosi, iniziando quindi subito a riutilizzare e a bruciare i grassi. Digiuno intermittente e alimentazione chetogenica ciclica sono una combo vincente per avere un'ottima flessibilità metabolica. In questo modo mangeremo tutto e il nostro corpo non andrà nel panico quando una delle due fonti di energia, carboidrati e grassi, verranno a mancare. Diete super restrittive portano a privazione, frustrazione, desiderio di cibi non sani e quindi ovviamente al fallimento. La flessibilità metabolica invece ti porta a raggiungere il tuo obiettivo con serenità, facilità e sostenibilità. E allora questo è stile di vita. Benissimo, siamo arrivati alla fine. Se non l'hai già fatto, seguimi sul mio canale TikTok, dove ogni martedì faccio una diretta con domande e risposte. E seguimi anche sul mio canale Instagram, dove ogni giorno pubblico in tempo reale allenamenti, ricette, gli esperimenti che faccio, le mie giornate tipo con quello che mangio, i momenti in cui medito e tutto quello che c'è da sapere per condurre uno stile di vita sano a 360 gradi. Ti invito inoltre ad entrare a far parte della mia community sul mio gruppo Facebook Angelo La Corte PT, dove potrai confrontarti con me e con tutti gli altri membri per avere pareri, fare domande e ricevere sempre risposte e per aiutarti a portare avanti il tuo obiettivo senza mollare. Grazie per essere arrivato fino alla fine. Per oggi è tutto, ti saluto e ti rimando al prossimo video.